tragedia, mi viene un po' da piangere. La farfalla si alza in volo, vede la finestra e se ne va. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Gianmarco e qualche giorno fa stavo registrando un video e un sacco... Oh, una farfalla! Stai qui, farfalle! Farfalla! Che carina! Dopo la mia esperienza con le bestie lì, le acquatiche, le scimmie di mare, che purtroppo sempre nel nostro cuore resteranno, perché il mio cuore è prima delle mie scimmie e poi è vostro, ho pensato, ma non sarebbe pazzesco allevare delle farfalle? Googlando ho scoperto questa cosa. Si chiama Butterfly Kit ed è un kit che ti permette di far nascere delle farfalle. Ma è geniale! Ovviamente l'ho comprato. Questo è il mio kit per far nascere delle farfalle e dentro ci sono 5 bruchi della famiglia delle grandi cavolaie, una roba del genere. E quindi ho deciso di registrare tutto quanto la mia esperienza da nasce, cresce e vola. Quando lo apri la prima cosa che vedi sono i bruchi, che sono lì e fanno abbastanza senso perché sono lì che se la girano e se la mangiano. E al centro questo coso è la loro pappina, mentre il resto, tutta la roba a palline, è la loro cacchina. Poi all'interno abbiamo le istruzioni, tutto il necessario per fare il mangiare e le altre loro due casette, perché qui nelle istruzioni c'è scritto che... No, questi sono i miei vicini di casa che purtroppo devono avere dei problemi perché loro periodicamente distruggono case, penso che la ricostruiscano. Cioè loro ogni anno in questo periodo distruggono la casa e le ricostruiscono. Però vabbè, senti raga, io non è che ho tutto il giorno che posso stare ai loro comodi, io registro, se sentite un po' di tintuntà, portate pazienza, considera che lo sento tutti i giorni. Le nostre bruchelle continueranno a vagare nella loro dischetta casetta mignon per mangiare. Poi sarà il momento di trasferirli nella seconda casetta, che sarà questa. Qua c'è secondo un procedimento per gli dovrò fare da mangiare, bla 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 bla. E poi diventeranno crisalidi, li dovrò trasferire in un'altra casa. In ogni caso dovrò tenerli in casa, in una zona vicino a una finestra, perché se li lascio fuori rischiano di bruciare, di andare a fuoco, di bollire. E devono stare vicino a una finestra per capire quando è giorno e notte. Allora, oggi è il secondo giorno che sono a casa mia i bruchetti, e la cosa che ho notato è che sono sempre più immobili. Cioè letteralmente questo penso che sia lì fermo da ieri, e anche gli altri, e sembra quasi che non stiano mangiando. E in più ho notato un sacco di filamenti, è come se si stessero già preparando a fare la crisalide. Ma vabbè, incredibile. Cioè ieri sera avevano un sacco di roba da mangiare e adesso l'hanno finita durante la notte. Adesso è il momento di trasferire le bestie all'interno della loro nuova casetta, che non è una villa. Allora, qui c'è scritto di procedere con la produzione del mangime, che è all'interno di questa scatoletta qui. La la la. Ah, mi si è sparato in faccia, che schifo. Quindi apro la loro ex casetta. Mamma quanta cacchetta che hanno fatto. Scusi, scusi, scusi signore. Ehi, 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 se ne sta andando nel mio salotto? No, 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 no. Così, meglio, bene, ok, prezzo già di più. Ehi, non se ne vada, non se ne vada, devo trasferirla io. Ho messo il mangiare alle bestioline dopo che si è raffreddato e subito sono andate, raga, a mangiarselo. Che golosone queste ragazze. Credo che le nostre amiche qua stiano per cominciare a fare il loro bozzolo, o non so come cacchio si dice, perché vedete tutte queste ragnatele qui? Si stanno proprio avvolgendo. Oh mio Dio, che emozione. Le altre ragazze sono qui dentro, però si stanno proprio avvolgendo. Sono passate neanche una settimana e sono già diventate tipo delle crisalidi. Sono carinissime perché sono tutte appese qui in alto e sono piccole, piccole, piccole. C'è scritto nelle istruzioni che da questo momento in poi è arrivato il caso di cambiare la loro location. Tra l'altro, mentre controllo qui nella casetta, vedo che hanno perso la testa. Ma non dall'emozione, nemmeno perché sono diventate matte. Hanno letteralmente perso la testa. Le vedo qui per terra. Cambio location, siamo alla festa, perché devono andare dentro un cubo adesso, dove sfarfalleranno tra circa 15 giorni, 2 settimane. Non devo più dargli da mangiare, devo solamente tenerle di nuovo in un posto al fresco, non troppo alla luce, in maniera che capiscono quando è giorno e notte. E non vedo l'ora che sfarfalleranno. Alla fine ho preferito lasciarle nella loro vaschettina perché avevo paura di fargli del male, quindi le ho messe qua dentro.
e ho visto che alcune sono già cambiate, raga. Sono passati 2 giorni da quando sono qui. È successa una piccola tragedia, mi viene un po' da piangere. Praticamente torniamo a 5 secondi fa. Prendo la scatola delle mie farfallette e cosa vedo? Oh! Una farfalletta è nata. Colpo di scena pazzesco. Però mi accorgo anche che la copertina che gli ho messo, quella lì verdina, la sta coprendo completamente. Quindi apro leggermente la scatola per tirare via la coperta. Come la alzo? Bam! La farfalla si alza in volo e via che se ne va per tutta la casa. Io comincio a rincorrere, oh mio Dio, bla 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 bla. La farfalla vede la finestra e se ne va. Come le mie gioie se n'è andata verso nuovi orizzonti la farfalletta. E lo so che tutti quanti adesso voi volete che io mi metta a cantare quando una stella muore, quando una... Non lo farò, perché non voglio avere violazione di copyright nel mio canale. Però nel mio cuore la sto cantando. Quindi spero che anche voi la cantiate insieme a me. L'ho appena vista svolazzare qui fuori, in mezzo al giardino di non so chi, non voglio neanche saperlo. Vuol dire che mi ha tradito. Mi ha tradito quella farfalla, va bene? Mi ha tradito. E ora vado a piangere un attimino, ok? Va bene, ciao. Raga, ero sconvolto, onestamente. Non sapevo più cosa fare, perché veramente se ne è svolazzata via da attraverso nuovi orizzonti. In un certo senso mi sono sentito veramente tradito dopo tutto quello che avevo fatto, dopo il cambio di casa, trasferimento numero 2, trasloco numero 3, e preparare il mangiare, fai questo, quello e quell'altro. Insomma, un casino, e cosa mi ritrovo? Con un pugno di mosche, proprio in tutti i sensi, anzi, un pugno di cacchetta, perché hanno lasciato veramente tanta cacchetta queste farfalle. Però stamattina, il giorno dopo, cosa mi accorgo? Che il gatto e il cane andarono a ballare, se ne stanno lì attaccati alla scatola dei miei bruchetti. E ci sono altre 2 amiche, altre 2 farfallette, sono nate, raga, sono bellissime. Sono proprio grandi ma anche piccole, bianche ma anche un po' grigette, un po' grigio come colore. E sono nate durante la notte. Nelle istruzioni c'è scritto... Oh mamma, stanno volando via! Nelle istruzioni c'è scritto di lasciarle un attimo. Guardate come svolazzano, raga, è arrivato il momento. Oddio, è arrivato il momento di farla andare via. Nella scatola c'è scritto che quando si aprono dobbiamo lasciare un attimo lì dentro la scatola, tipo diverse ore, in maniera che le ali si aprano del tutto e siano pronte a volare. E adesso è arrivato proprio il momento, perché sono qua che svolazzano, non vedono l'ora di scappare. Quindi andiamo a liberarle. Le prime 2 amiche, l'altra se n'è già andata. Questa qua la chiameremo Amber e Samantha. Quello che se n'è andato lo chiameremo Marco, se n'è andato, non ritorna più. Pronte per la libertà, amiche di Maria? Accuratevi buona fortuna, perché non vedono l'ora di scappare. Vai, 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 amica. Svola. Oh, Tosca, dove è andata? Guardala. Vai, patana. Vai, svolazze. Svolazze via. Vai. Vai verso nuovi orizzonti. Non vuole andare. Amber se n'è andata, che tristezza mia. Però arriva il momento, Tosca, lo so, arriva il momento dove bisogna lasciare andare queste entità. Ma non ho lasciato un po' di cacchetta. Ok, onestamente a riguardarlo mi rendo conto che è stato un po' un lancio triste. Però abbiamo altre 2 farfalle, quindi potremmo fare altri 2 tentativi. Allora, il primo se n'è scappata senza che lo riprendessi. Queste altre 2 praticamente sono scomparse nel giro di 3 secondi. Manco grazie, manco beh. Dopo pochi giorni poi è nata un'altra farfalla, e quindi ho deciso di liberarla. Era stato super emozionante. Yeah! Raga, ce l'ho fatta! Finalmente sono riuscito a fare la ripresa di una farfalla che nasceva. È stato pazzesco il poterlo vedere, perché ho notato che la maggior parte di queste farfalle nasceva di notte, e ogni volta o il cellulare si scaricava o tipo mi dimenticavo di mettere la telecamera, e con l'ultima farfalla sono riuscito a riprenderla. Solo che poi, quando è stato il momento di liberarla, è successo un po' un casino. Ho perso anche questa, cioè ci rendiamo conto? Sono riuscito a perdere di 5 farfalle 2. È là che svolazze, è là che svolazze in mezzo. Vabbè, dai, almeno ha avuto la libertà che si aspettava. E qua ci sono le resti delle sue amiche. Però vabbè, fatto sta che tutte le farfalle adesso sono qua che girano per casa mia, nell'esterno. Io continuo a vederle, ne ho appena vista una anche adesso qua davanti. Infatti in varie volte che io registro dei video mi blocco, perché le vedo qua che tornano. Ho letto che la maggior parte di questi bruchi non riescono a diventare farfalle, muoiono prima. Quindi il fatto di averle liberate in natura 5, secondo me è proprio una bella iniziativa, una bella cosa. È stata comunque una bellissima esperienza, mi sono divertito tantissimo a vederli diventare prima cose lì, che non so come si chiamano, e poi diventare farfalle, liberarle. È stato veramente pazzesco. La cosa più incredibile è
è che sono riuscite tutte quante a sopravvivere. Sì, ok, di 5, 2 sono scappate senza che io riuscissi a riprendere il momento, mentre le altre sono riuscite a riprendere che se ne andavano. È stato veramente bellissimo, raga, sono un sacco contento. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo video, se vi piacerebbe anche a voi provare a far nascere delle farfalle. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, esce un nuovo video di martedì alle 15, di sabato alle 10:30, intanto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video, ciao!